di essere qui. Io sono qui come lavoratore in solidarietà con voi perché appartengo ad un altro comparto, sempre dei trasporti, appartengo alle ferrovie. Sono qui come iscritto alla CUB perché sono rappresentante sindacale della mia azienda come CUB, ma sono anche qui come segretario regionale del Partito Comunista perché voglio portare la solidarietà a tutti quanti voi e soprattutto dobbiamo ribadire, come ho fatto 15 giorni fa quando c'è stata un'assemblea di lavoratori della sanità, sempre della CUB, perché il problema che state vivendo voi è un problema che stanno vivendo moltissimi lavoratori in Italia. Non è solamente il settore dell'Alitalia che sta pagando scotti di una politica imperialista e capitalista contro i lavoratori, ci abbiamo la sanità pubblica, ci abbiamo la scuola pubblica e questo è un problema di scelte. Oggi quindi dobbiamo parlare di scelte politiche. Da una parte ci sono i lavoratori, da una parte ci sono i padroni e gli imprenditori. Parlano di 3 miliardi, ma io mi domando, ma i 6 miliardi e 300 milioni regalati alla Fiat dal signor Agnelli, che poi ha portato la Fiat in Olanda e sta producendo la macchina in Polonia, ma quei 6 miliardi e 300 milioni non potevano essere investiti ad esempio sull'Alitalia o sugli ospedali? Questo è un problema di scelte, è un problema che noi come lavoratori dobbiamo sempre avere in mente, perché il problema non è dentro questo Parlamento, qui ci sono dei servi, il problema è la Comunità Europea, perché anche la signora Lupo prima l'ha detto chiaro e tondo, dobbiamo sentire cosa dice Bruxelles. Questi non decidono nulla, questi sono dei passacarte, il problema sarà lì. La Comunità Europea ha deciso che i lavoratori devono essere sottopagati, sfruttati a vantaggio del potere economico, delle multinazionali.